Di nuovo. Il nostro secondo maschio è un buono, è un paziente, è un sereno, è molto generoso, cioè lo è sul set, perché è un bravissimo attore. Ormai l'avrete capito, io sono una fan di Mare Fuori, lo dichiaro, e lui è Beppe di Mare Fuori. Stasera voglio capire se Beppe vive in lui. Vincenzo Ferrera. Ciao! Ciao. Che presentazione! Grazie. Non potevo chiedere di me. C'è sto mare fuori. C'è sto mare fuori. C'è sto mare fuori. Senti, Vincenzo, complicatissimo non chiamarti Beppe, te lo dico. Ma infatti nessuno mi chiama Vincenzo. Cioè, chiamo tutti Beppe. I ragazzi credo che neanche sappiano che mi chiamo Vincenzo. Mi chiamo Beppe. Che dici? Sì, credo che abbiano fatto pure delle brutte figure in alcune trasmissioni. Mi dice, con chi si è trovato meglio? Con l'educatore Beppe. Ma come si chiama? Pensa quanto si fondono i due personaggi, sì, ma stasera lo scopriremo. Mi hai detto generoso nel lavoro. Perché nel lavoro, nella vita non lo sei? Sì, però ci tengo a precisare che generoso nel lavoro non sempre tutti lo sono. Diciamo, nel mio lavoro è particolare. C'è sempre, no, primo piano, controcampo. Quindi uno spesso e volte un attore sul primo piano dà il meglio di sé, no? E spesse volte sul controcampo degli altri ci sono attori che ammollano un poco, come sì. L'ho fatta, vabbè, diciamo una cosa. Invece io sono al contrario, cioè, sul controcampo del mio collega voglio che lui la faccia al meglio, quindi paradossalmente io faccio meglio il controcampo che il primo piano. Ma dai, pensa un po'. Quindi significa che però hai incontrato tante persone non generose sul lavoro. Ho trovato qualcuno e comunque si capiva che dopo il primo piano, quando contavo doveva dare cose, non era generoso nei miei confronti. Quanta gente si guarda allo specchio, molto, senza guardare negli occhi gli altri. È vero. Sul lavoro come nella vita. Bene, sì. Ma tu volevi fare l'attore da bambino? No. Io non sono di quelli che dicono la classica frase non avrei saputo fare altro nella vita, che spesso uno dice quando si dice fai l'attore, non potevo fare altro nella vita. No. Io ho un padre medico, avrei potuto fare benissimo il medico, era partita questa passione per la medicina. Poi col passare degli anni, sai, la vanità, un po' l'esibizionismo, scuola, capisci che hai quel talento e quei tempi, per cui poi ho iniziato semplicemente una scuola, ho iniato e poi non mi sono più fermato. E non ti sei più fermato. Sì. E quando sei andato da tuo padre medico a dire papà voglio fare l'attore? La guerra. La guerra Sicilia qualche anno fa, posso immaginare. La guerra è normale quando uno, ma io mi metto anche nei panni di un genitore quando giustamente un figlio viene a dire voglio fare l'attore, la mia madre dice ma dove, quando, perché però tu hai un figlio di 14 anni, figlio che e se viene da te voglio fare l'attore me lo sta chiedendo e se ti dice papà voglio fare Mare Fuori, no. Sei diventato come tuo padre. Do ragione a mio padre. Cioè, lo vedi che la vita fa un giro lunghissimo. Devono seguire e torna le loro passioni. Però se potessi consigliarlo, io non lo consiglierei. Strano. È perché è una vita fatta di delusioni e compromessi. Sono più le delusioni che le soddisfazioni. Perché dovresti augurare un figlio? Ci vuole una grande vocazione per fare questo mestiere. È vero, ci vuole una grande vocazione. Ma tu sul set hai tanti ragazzi di 14 anni esattamente come... Cioè, no, interpreta. Sì, interpreta. Ragazzi di 14 anni... esattamente l'età di tuo figlio. Pensi mai a lui quando interagisci con loro? Sì, diciamo che un po' di bagaglio me lo porto grazie al fatto di essere padre. Mm. E quindi questa empatia che si è creata con i ragazzi dipende dal fatto che a me viene facile. Cioè, sono molto affettuoso con mio figlio e riesco a essere affettuoso con loro. Quindi li ho un po' cresciuti. Sì. Ho trovati i ragazzini minorenni. E li stai facendo diventare dei ragazzoni. Però sei un permaloso. Quindi io mi devo stare attenta come parlo stasera. No, ma mi sono... L'ho capito negli anni adesso, quando uno mi fa una leggera critica, anche costruttiva, io ho quella cosa fastidio. Come dire, ma perché? Mi dà fastidio, anche se so che ha ragione. Ma scusami, perché. Le prendi male le critiche? No, ci rifletto. No, non le posso prendere male, ci rifletto. All'inizio subito dico, ma perché? Allora dico, magari la vecchiaia, il giro di boa dei 50 anni. Ti è venuta la permalosità. Non eri così? No, non ero così. Adesso quando mi dicono, sei vestito un po', io... hai recitato un po'... Okay. E magari hanno ragione. Senti, Beppe, ecco appunto. Vai. Vincenzo, cosa rimpiangi del tuo passato? Niente. Hai fatto esattamente ciò quello che volevo. Sì, sono fortunato. Molto. La passione...
credo che ci sia persona più fortunata di chi fa della propria passione il proprio mestiere. Sì. Cioè, io non vado a lavorare, vado a giocare. Cioè, io vengo pagato per giocare. Ma per arrivare a questo... No, in inglese si dice recitare. Per arrivare a questo però, quanti tanti sacrifici? Però li fai quando è la tua passione, quindi non la senti la fatica. Cioè, Ma Vincenzo Ferrera che maschio è? Domandano. Che maschio sono? Sono un maschio, cioè... Non mi dovresti rispondere. Come rispondi a mare fuori? Sono Beppe, lascia perdere. Non, lasciamo, forza, ma raccomando, fai domande a un altro di questo tipo, ti prego. Quindi sei un maschio... Alfa, dici alfa, tu? Ma sì. Sì, no, però anche delle, insomma, anche delle beta, sfumature... Come? Però anche beta, forse. Anche beta, sì, non troppo beta. Senti, le donne della tua vita... Beh, sicuramente Manuela, poi Claudia che è la mamma di mio figlio, sì. Questa è poi mia mamma. Tua mamma? Sì. E quindi a differenza di Panatta sei più mammone o no? No. No, o l'hai detto messa perché per l'hai terza. Sentita no, e hai copiato? No. Mi sembra tanto uno che sta copiando. No. Sono malinconico come Panatta, questo è vero. Anche tu? Sì. Vabbè, un po' tutti gli attori però, eh. Il caso suo è un giocatore, sì. Gli attori sono un po' la felicità dell'essere tristi, no? Sì. Bella la felicità di essere sì, tristi. Sì, se tu ci pensi, sì. Cioè, porta sempre un grande malessere, però è come mi hanno spiegato che è una sorta di sensibilità in più. È bello. Nello spettro, è come essere un po' più sensibili degli altri. Ma non sei...